I volti del centenario del Volta accolgono gli studenti, docenti e tutto il personale della scuola, ma anche visitatori che occasionalmente fanno il loro ingresso nel liceo scientifico Nisseno. Sono stati infatti esposti dei pannelli che raccolgono gli ultimi 100 anni di storia del Volta attraverso alcuni scatti, partendo dalle vecchie sedi con le foto di via Presidente Mario Tumminelli e della scalinata di San Francesco, sino ad arrivare agli ultimi anni, ricordando anche il preside Giuseppe Bufalino. Il 2023 è dunque l'anno del centenario, ma la scuola ha già cominciato a celebrare questa ricorrenza durante l'inizio di quest'anno scolastico, sottolineando il legame tra il presente e il futuro attraverso le possibilità e le prospettive, opportunità per gli studenti della scuola, ma anche con il passato, mantenendo viva la memoria. Proprio per questo, mercoledì 21 dicembre, sono stati ricordati due professori, Licester Guttadauri e Rosolino Lapiana, in presenza anche di alcuni familiari ed ex allievi. Siamo al secondo appuntamento per questo nostro centenario 2023 e 1923 del nostro liceo scientifico Volta. Abbiamo svolto già un primo incontro circa un mese fa dedicato al tema della bellezza e del senso delle scienze con due contributi importanti. Oggi è il secondo incontro, qui facciamo memoria di noi stessi attraverso i nostri insegnanti che hanno svolto in questa scuola un ruolo importantissimo di primo ordine culturale ed umano, il professor Lapiana, la professoressa Guttadauria, docente di latino e italiano e docente di scienze in questo nostro istituto. Poi abbiamo in programma altre iniziative, diciamo, per quanto riguarda lo sviluppo di questo anno scolastico in cui vogliamo, per un verso, in qualche modo guardare dentro noi stessi attraverso l'immagine della nostra storia passata. Abbiamo predisposto anche una mostra che nell'androne della nostra scuola, la nostra fotografica, e poi anche per poter guardare in avanti per quello che noi vorremmo essere. Credo che gli esempi passati e il lavoro che stiamo conducendo vadano in quella direzione. In qualche modo far capire ancora meglio quello che noi siamo stati, quello che siamo ancora adesso e quello che vorremmo essere in un tempo che si presenta estremamente incerto con le nuove generazioni. Abbiamo in programma un incontro con il professor Nicosia, come dovrebbe essere confermato, sul tema della bellezza nella letteratura antica e moderna. Poi abbiamo in programma un pomeriggio musicale in cui i nostri studenti di questa scuola si esibiranno per quello che loro appunto riescono a realizzare. Abbiamo in programma un torneo sportivo con i nostri ex allievi di questa scuola. E torniamo per quanto riguarda la pallavolo e la pallacanestro, ed altro ancora che stiamo cercando di organizzare. Tutto dovrebbe concludersi con l'evento finale, una sorta di festa dei nostri 100 anni, da realizzare tra aprile e maggio.